bisogna anteporre niente e nessuno a Gesù. L'amore di Dio non può subire concorrenze. Chi sceglie Gesù e lo segue sacrificando anche la propria vita, non perderà la sua ricompensa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Noi leggiamo sempre nella celebrazione eucaristica la parola di Dio. Leggiamo prima un brano del Vecchio Testamento oppure una lettera degli Apostoli, San Pietro, San Paolo, San Giovanni, e poi leggiamo un brano del Vangelo. Adesso ascoltiamo da Gesù una promessa condizionata, è questa: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Questa è la condizione. La promessa è che noi col battesimo entriamo a far parte della comunità dei redenti e quindi dei candidati alla vita eterna dopo la morte del tempo. Allora, ecco, voi siete stirpe eletta, la stirpe eletta per la vita eterna. Voi siete un sacerdozio regale, perché avete Cristo, Re dell'universo, e lo immolate come lui stesso si è immolato sul Calvario, perché questa è la regalità che Dio vi ha destinato. Tutti voi, figli di re, siete re. Nazione santa, perché il popolo di Dio è una comunità, non è soltanto una famiglia, un gruppetto, una parte, la nazione santa, tutti con la stessa grazia, con la stessa benedizione di Dio. Proclamate le opere di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla luce meravigliosa. Allora noi testimoniamo con le parole e con i fatti, con la vita, che Gesù è il nostro liberatore dal demonio e dal peccato. Quando facciamo, diciamo, il credo, facciamo la professione di fede, queste verità noi le affermiamo
perché le crediamo. Non diciamo come il bambino a memoria una cosa ma non capisce cosa significa. Noi capiamo perfettamente il dono della verità che Gesù ci ha consegnato e quindi la capacità, l'autorità direi, di pronunciare le parole della fede. Allora Gesù dice, bisogna amare prima di tutto Dio, quindi se voi amate più le creature che il creatore, siete in errore. Dovete amare prima il creatore che vi dà un'anima immortale, quella è la vita. Quando l'anima lascia il corpo torna terra. Quindi, prima il Signore che vi dà la vita immortale, poi verranno tutte le creature di questo mondo a cui dovete rispetto, amore e carità se necessario. Allora accogliete il profeta di Dio. Ma chi è il profeta di Dio? Innanzitutto è Gesù, e lui è Dio che viene a pronunciare le parole della profezia. Voi sapete che tutto il Vecchio Testamento poggia sulle profezie, le promesse che si adempiranno in Gesù Cristo. Tutti i beni spirituali che Dio Padre ci vuole dare passano profeticamente prima e poi realmente per la persona di Gesù. Chi è Gesù? La parola Gesù veniva ripetuta nei primi secoli del cristianesimo continuamente durante le liturgie, le preghiere comunitarie. Ed ecco, è lui. Poi sono quelli che egli consacra. Avete ascoltato il brano dal Vecchio Testamento, dal Libro dei Re? È interessante. Eliseo e il suo zieri, il suo servo, passano tanti paesi e città. Quando passano alla città di Sunem, vengono sempre ospitati, come Gesù veniva ospitato da Marta e Maria e Lazzaro, e Eliseo veniva ospitato da questa famiglia, però che non avevano figli. E allora dice la donna al marito, anche lui vecchio, il profeta che passa è un santo, facciamo una stanza in muratura, ci mettiamo un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, perché così quando viene lui tranquillamente si può riposare. E così hanno fatto. Allora Eliseo ha detto al suo servo zieri, ma questa famiglia così buona, così gentile, così ospitale, la dobbiamo ricompensare, che dici, che cosa possiamo fare? E il servo ha detto, guarda che questi non hanno figli, avrebbero un desiderio immenso, vedi tu. Allora Eliseo chiama subito la donna, la quale si ferma sulla porta per rispetto, e le dice, l'anno prossimo quando io ripasserò tu stringerai al tuo petto un bambino. E così è stato. Il profeta è diventato mediatore presso Dio per quella famiglia, perché quella famiglia è stata ospitale, generosa. Ciò che si fa per il Signore o si fa per i servi di Dio, l'altare, i suoi ministri, il culto, tutto quello che si dà
per poter portare avanti, reggere una comunità, un edificio, un altare. Ecco, questo è ricompensato da Dio sempre in grande abbondanza. Io ricordo i nostri fratelli laici, parecchi dei quali sono santi, San Felice, San Corrado, eccetera, San Ignazio. Allora, queste elemosine, queste opere di carità date proprio per amore di Dio hanno sempre una grande ricompensa. Vicino a Padre Pio ho visto più volte i miracoli, proprio per questo motivo, benefattori, e allora sono beneficati, hanno dato, ricevono, ma con lo spirito di Dio, come abbiamo detto all'inizio qui nella colletta, proprio lo Spirito Santo che il Signore dona, questo ci illumina. E San Paolo, scrivendo ai Romani, dice: adesso noi siamo stati risuscitati nella morte di Cristo. Eravamo prima morti, ora siamo vivi, perché Gesù è morto per noi, è morto per tutti, è morto una volta per sempre. Basta, ha cancellato il peccato, ha vinto il demonio, quindi questa è la nostra condizione di figli di Dio. Siamo sicuri che Dio abita in noi e ci difende dal male. Allora, cosa possiamo noi offrire e chiedere a Dio? Lui sa che cosa abbiamo bisogno. Offriamo il cuore, diamo i nostri sentimenti di amore, riconosciamolo come datore di vita, datore di pace, datore di gioia, datore di amore, datore di salvezza eterna. Questi grandi doni del Signore sono i benefici che noi riceviamo, quindi diventiamo beneficati. A nostra volta possiamo essere benefattori, e così continua il filo che non può essere interrotto dell'amore di Dio che passa per ognuno di noi e arriva anche a chi non conosce Dio. La carità, il secondo comandamento di che Gesù ci ricorda, amerai il prossimo tuo come te stesso, è sempre una esperienza di amore che parte da Dio, passa per Gesù, da Gesù passa a noi e da noi continua, si estende a tutti quelli che Dio vuole. Quella donna è pagana, Eliseo profeta, però ottiene questo dono della maternità perché lei è stata generosa, ha fatto un atto di carità. Dice Gesù che lui brama di fare l'esperienza del battesimo. C'è un battesimo, dice lui, che io debbo ricevere, e desidero ardentemente che si compia subito. Qual è il battesimo di Gesù? È il battesimo di sangue, la sua morte di croce. Quello è il battesimo di Gesù. Noi riceviamo il battesimo di grazia con l'acqua e la preghiera, la formula, io ti battezzo. Gesù nel sangue, e quel sangue laverà tutte le anime che il Signore manderà sulla terra. Oggi noi ricordiamo tradizionalmente anche la festa della Madonna delle Grazie. Ecco, la Madonna a fianco a Gesù, perché tutte le grazie che Dio ha nel suo tesoro divino, infinito, eterno, possano giungere a noi. Com'è bello questo regno di Cristo fatto così dagli uomini e sulla terra, nel tempo, mentre a fianco a questo fiume di grazie c'è un fiume di vizi, di peccati, di corruzione, c'è il regno del demonio.
Noi dobbiamo guardarci dal cadere nella fogna di una mentalità, di una cultura, di un vizio che è corruzione, è inferno. Siamo grati a Gesù, siamo grati anche alla Madonna che a fianco a Gesù ha amato noi, ai piedi di Gesù che moriva in croce, ha dato tutto il suo dolore, il suo cuore di madre. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, aspersi dal suo sangue, fra tutte le tragedie a cui la terra assiste, è questa la più triste. Ucciso è l'uomo Dio. Lui stesso profetò che era necessario. Tra sindone e sudario or va il sacro corpo. Non fu un rituale, non l'acqua lo lavò, ma il pianto che versò la madre addolorata. Non dice le parole. Supremo è quel momento, straziante il suo lamento, più tenue di un respiro. È scena di pietà. Ora non batte più il cuore di Gesù. La lancia l'ha squarciato. È sulle tue ginocchia, piegato e senza vita. È l'anima uscita dal tuo divino figlio. Lo stringevi da bambino, ne accarezzavi il viso e come in paradiso gli occhi rimiravi. Ma ora sono chiusi nel sonno della morte per la orrenda sorte. È il prezzo dell'amore. A tanto ha detto sì il Padre che è nei cieli. Si strapperanno i veli appesi giù nel tempio. Celata ai nostri occhi or cade quella scritta di pena eterna inflitta a tutti i peccatori. Maria, a tuo conforto il sangue che è versato dal tuo figlio amato asperge tutti noi. Soltanto per 3 giorni la tomba lo terrà, ma poi risorgerà, ci porterà con sé.